lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Muore lentamente chi abita una passione, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette, almeno una volta nella vita, di fuggire ai consigli sensati. 3, 2, 1! Il coraggio mi fa affrontare le paure e ti fa diventare forte nel cuore e ti rende felice. Quindi ci è voluto molto coraggio, grazie a voi che avete avuto il coraggio di venire qui. Abbiamo la voce, questa è come casa nostra, quindi l'abbiamo proprio pensata con tutte le caratteristiche di mi prende, mi porto via e dillo con un fumetto. E il concetto è che sia un salotto, quindi un salotto dove incontrare le persone che ci seguono. Chi già lavora con il social network e vuole avere, diciamo, vuole salire di livello, e chi invece semmai vorrebbe approcciarsi al mondo digital ma non ha ancora i mezzi e vuole partire nel migliore dei modi. Pop Corner Lab non sarà solo corsi, ma sarà anche eventi. Sarà anche eventi, il primo sarà con le Fiandre, con Visit Flanders, una collaborazione ormai che dura da anni e anni. Siamo molto contenti perché abbiamo visto veramente dei progressi. Non solo per i social network, ma che rimarranno consapevole e a fini aziendali. Io invece sarà un po' più tecnico. Rivolto a blogger, a professionisti del settore hotellerie. Il vostro blogger grazie a questo potente strumento. Sei pronto come al matrimonio? No, ti prego. No, va, mi rifiuto. Cin cin, buona giornata a tutti, grazie mille. Io e Elisa Paterlini siamo un'unione strana, perché io per esempio non ho nessun profilo social. Le nostre competenze si uniscono perché io trasmetto a lei delle competenze che vengono dalla strada, emozioni, storie di vita, memorie. Lei le sa trasportare in emozioni che diventano trasmettibili tramite il social. Quartieri popolari ha una spina dorsale centrale, poi ha quello che possiamo chiamare le liste, no?